Buongiorno e benvenuti in Cosa c'è di nuovo, notizie dal web non solo, di oggi, martedì 14 febbraio, San Valentino. Ieri, nel tardo pomeriggio, al Teatro Tullio Serafin di Cavarzere si è tenuta un'importante riunione che ha visto invitata tutta la cittadinanza, non solo di Cavarzere, ma anche di Cona. Il tema trattato coinvolge infatti entrambi i comuni. Si è parlato della possibile auspicabile fusione tra i due, un atto che vede altri comuni veneti vivere lo stesso difficile e decisivo momento. Lo spopolamento, la migrazione o chiusura di attività produttive e altri fattori fanno sì che le piccole realtà siano sempre più in difficoltà per ottenere servizi al pari di realtà maggiori, di qua la necessità di unire le forze per tornare ad avere numeri tali da rappresentare un peso importante nelle fasi decisionali. Presente il sindaco Munari di Cavarzere, l'assessore regionale Calzavara, il tecnico Alberto Cestari, consulente Centro Studi Sintesi e l'ex sindaco di Longarone, costretto a fondersi con una realtà di dimensioni inferiori una decina di anni fa, intervenuto per raccontare la propria esperienza e quella della città da lui governata dopo l'importante cambio di passo. Assente il sindaco Aggio di Cona per impegni precedentemente presi. Presentato un approfondito studio di fattibilità che ha dimostrato le motivazioni che dovrebbero spingere a una fusione. Come ha fatto notare l'assessore regionale Calzavara, il problema maggiore è rappresentato da chi in una realtà territoriale ha assunto un incarico di potere per il quale sarà difficile staccarsi dalla poltrona cedendo il posto ad altri. D'altro canto, ammirevole che un sindaco, piuttosto che stare seduto comodo fino alla fine del suo incarico, decida di mettere in forse la sua posizione per lavorare a favore della città e dei suoi cittadini. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Allora, siamo a Cavarzere, qui c'è il sindaco di Cavarzere, l'avvocato Munari. E fresca di oggi, questa tornata elettorale sia in Lombardia che in Lazio, insomma, è stata molto favorevole al centrodestra. Molto bene, molto bene. Abbiamo portato a casa una regione che era governata da centro-sinistra come il Lazio, abbiamo confermato Attilio Fontana che veniva dalla governata di Lombardia. Credo che il risultato elettorale sia frutto anche di una politica governativa molto buona in questi mesi di insediamento del governo Giorgia Meloni, quindi siamo fortemente soddisfatti. Allora, noi siamo qui perché c'è il convegno oggi che si parla appunto di una eventuale fusione tra Cavarzere e Cona. Chiaro. Su questo tema tu cosa ne pensi? Allora, si parla di fusione, in realtà noi presentiamo lo studio di fattibilità che abbiamo fatto redigere a spese nostre, uno studio di fattibilità che ci dà dei dati che sono molto allarmanti e quindi da amministratori seri quali ci riteniamo ci poniamo degli interrogativi che vogliamo condividere tanto con la cittadinanza quanto con l'amministrazione conense. Sono dei dati che purtroppo, tanto per dirvene uno, dal 51 ad oggi Cavarzere ha perso su oltre il 50% degli abitanti, Cona oltre il 60%. È un problema nazionale? È un problema nazionale, ma viene aggravato dall'isolamento territoriale che è l'area sud veneziana. Anche Chioggia perde molti abitanti all'anno, però su 50.000 poco meno abitanti sono capaci a parare il colpo. Su piccoli centri come Cavarzere, che è andato sotto i 13.000, e come Cona, che è andato sotto i 3.000 abitanti, degli interrogativi dobbiamo porci. Lo studio di fattibilità non è un'imposizione da parte di Cavarzere a nessuno, è uno strumento che noi vogliamo dare ai cittadini per rendersi conto di quello che è il problema. L'ex assessore Elisabetta Griso ha inviato con WhatsApp un lungo comunicato in cui spiega un po' diciamo
Quello che è avvenuto inizia ringraziando il sindaco per la scelta, ringrazia gli uffici per il lavoro che qui hanno svolto in questo periodo, rivendica alcune attività che riuscite a portare a termine e anche alcune che dovranno sbloccarsi a breve. Ricorda che il fatto che era continuamente sotto attacco da parte delle minoranze, lo avevamo anche detto con l'intervento qualche settimana fa, ma precisiamo che le minoranze hanno tra i vari compiti istituzionali quello di mandare a casa la maggioranza. Funziona in questo modo dal punto di vista politico. E quindi se in particolare Montanariello aveva individuato nell'assessore l'anello debole della giunta, cioè non si può recriminare su Montanariello. Montanariello è un consigliere di minoranza e fa il lavoro che deve fare un consigliere di minoranza. Comunque in questo comunicato quello che insomma che appare è così, una denuncia alla politica, alla demagogia della politica, perché dice che le era stato chiesto più volte di farsi da parte, ma lei ha detto che diciamo, per trasparenza, per onestà intellettuale, per l'impegno che si era preso da assessore tecnico, non ha ritenuto di dimettersi e praticamente ha detto: se volete io non mi dimetto, licenziatemi voi, così si è fatta licenziare. Questo è quanto. Invito a riguardare il video che avevo fatto in cui parlavo della legge elettorale, che forse se non ci fosse questo obbligo della parità di genere, forse certe situazioni non sarebbero avvenute, non solo a Chioggia. E niente, riproduciamo interamente pubblichiamo l'intero, diciamo, contenuto che ha mandato l'assessore, che chiede tra l'altro che venga pubblicato integralmente. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Intervenuta ieri sera verso le 20 la polizia locale sulla rotonda in Viale Mediterraneo a causa di un incidente che ha visto coinvolta una donna in sella a una bicicletta e un'auto. La dinamica dell'incidente al momento non è ancora nota e la donna è stata trasportata dall'ambulanza del SUEM 118 al vicino pronto soccorso. La notte scorsa una signora alla guida di una Volkswagen ha perso il controllo della vettura sulla rotonda grande di Valle di Chioggia, sbandando a sinistra, centrando il guardrail che si è infilato nel motore dell'auto, finendo la corsa nel fossato. L'incidente sembra sia avvenuto in modo autonomo. Intervento immediato dei carabinieri di Chioggia, della squadra dei vigili del fuoco e del SUEM 118 che ha trasportato la donna al vicino pronto soccorso. La donna, una signora 53enne, è stata dimessa la stessa mattina di ieri.
Felicitazioni e auguri per un buon lavoro da parte del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia al Monsignor Francesco Moraglia per il prestigioso incarico disposto da Papa Francesco, che lo ha nominato membro per il prossimo quinquennio del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Zaia si dice certo che il Patriarca di Venezia, città essa stessa simbolo universale di cultura, di studi e di dialogo, saprà dare un prezioso contributo per competenze e sensibilità, proprio per il suo ruolo di Patriarca di Venezia. Ricordandovi che le farmacie di turno oggi, martedì 14 febbraio, sono due, la a Sant'Anna alla Fischetti sulla strada statale Romea e a Sottomarina alla farmacia Al Mare in via San Marco. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti! Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni abbiamo ancora per qualche giorno una super mega iper straordinaria ultra offerta sugli zaini per la scuola elementare e per la scuola media a partire da 5,99 euro. Li potete già vedere sulla nostra pagina Instagram, scegliere quello che vi piace di più, sperare che sia ancora disponibile e venire in negozio a prendervelo. Vi aspettiamo!